Mariano Ronzetti, che fa mettere agli atti una sua dichiarazione scritta. E quindi dice che il consigliere comunale Mariano Ronzetti esprime voto contrario, diciamo già prioritariamente, no? A priori. E che cosa dice? Dice sulla proposta di deliberazione in esame, per i motivi più importanti sintetizzati nei seguenti punti, al di là dei vincoli esistenti sulle aree interessate, dal vincolo paesaggistico al vincolo archeologico, di cui il procedimento attivato il Comune Formello fa scempio, per evidente elusione delle normative in materia, resta ferma la violazione delle norme di legge che pongono l'obbligo giuridico di acquisire il parere sul rischio sismico prima di procedere alla progettazione di strumenti urbanistici. Pertanto, in mancanza di tale parere, la proposta di deliberazione in esame è illegittima perché priva di un presupposto giuridico fondamentale non assorbito e non superabile con la semplice perizia geologica in atti che ha valore di atto istruttorio preparatorio e non già di parere emesso dall'autorità competente che gestisce il vincolo. E poi ancora dice lo schema di convenzione in approvazione è illegittimo in quanto non viene precisata, e questa è una delle cose più gravi, non viene precisata la forma giuridica del soggetto attuatore che in forma associata con vincolo solidale e scindibile i soggetti proprietari proponenti dovrebbero costituire, per non rilevare che in questa fase in cui sono noti i soggetti interessati non sono consentiti neanche gli spazi lasciati in bianco sulle generalità dei legali rappresentanti dei soggetti proprietari delle aree. In pratica hanno lasciato in bianco la parte dove va messo l'identità giuridica di uno dei due contraenti, cioè il comune da una parte e chi acquisisce i diritti derivanti dalla convenzione. E poi tutta una serie di cose che non vi sto a dire, ma insomma tutta una serie di valutazioni in cui appare evidente che tutto, diciamo, lo schema progettuale della convenzione è basato su atti illegittimi o illegali. Nonostante questo, il Consiglio Comunale approva. Eccolo qui. Il Consiglio Comunale, con voti contrari 1 del consigliere Ronzetti, che si era appunto espresso preventivamente, 2 astenuti e 7 favorevoli, il Consiglio Comunale approva. Ma andiamo avanti. Nella stessa giornata, allora, facciamo un esempio. Allora, torniamo un attimo indietro. La cosa grave in tutto questo è che, visto la dichiarazione del consigliere Ronzetti, l'udienza avrebbe dovuto essere sospesa per, diciamo, l'immotivazione che sorgeva al mantenimento dell'assemblea, perché a quel punto era evidente che c'erano degli atti quantomeno supposti o dichiarati illegittimi e per onor del vero avrebbe dovuto essere sospesa l'udienza e poi verificato se quello che il consigliere Ronzetti dichiarava era vero o meno. Quindi far sospendere l'assemblea e eventualmente riprenderla in data successiva, cosa che non è stata fatta. Cioè quello che è stato dichiarato dal consigliere Ronzetti di tutta diciamo, limpidezza e quindi inappuntabilità era assolutamente da prendere diciamo, per seria motivazione e quindi poi rimandare la decisione ad altro momento. Invece è stato in tutta fretta continuata l'assemblea e messa poi ai voti è stata approvata. La cosa ancora più strana. Cioè, quindi, preso atto, avrebbero dovuto verificare, poi una volta verificato, chi avesse avuto, diciamo, la possibilità di verificare, avvocati in assemblea ce ne sono, avrebbero dovuto poi presentare regolare denuncia alla magistratura per i reati commessi da chi li aveva commessi, no?
perché in presenza, ciascun cittadino in presenza e a conoscenza di un reato lo deve denunciare all'autorità giudiziaria. Ma la cosa più strana di tutte è che il signor Mariano Ronzetti, a conoscenza perfetta dei fatti perché li denunciava, non è poi andato in procura della Repubblica a presentarli all'autorità giudiziaria. Ma incredibilmente, guardate, sempre nella stessa data, dopo che lui si era allontanato, no, perché nel verbale c'è scritto che si era allontanata, e questo è il verbale della discussione che è avvenuta immediatamente dopo, dove il signor Ronzetti, eccolo qui, risulta assente, infatti, non c'è. E che cosa succede in questa assemblea di Consiglio Comunale? Ecco qua. Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione 58 del 2000, ha adottato la variante del piano regolatore, bla 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 bla, tutte le varie cose che poi uno, se vuole, se me le chiede, come ho detto, oppure le va a trovare sul sito del Comune di Formello. Tralascio tutto perché sennò parliamo, facciamo una registrazione di 20 ore e poi la gente si stufa. Allora, che cosa dice? Che la deliberazione del Consiglio costituisce adozione di una variante di piano regolatore con l'inserimento di una specifica zona di 2 del polo europeo dell'industria dello spettacolo, che è quella di cui parlavamo prima, e della comunicazione, al cui interno sono messe altre, oltre alle funzioni più strettamente produttive del settore audiovisivo, anche funzioni direzionali, commerciali e turistico-ricettive. Cioè, nel polo in cui si diceva che si fa il polo dell'audiovisivo, in realtà poi si occupa anche di tutt'altro e ci si farà un altro centro commerciale tipo le porte di Roma, per capirci, no? E tante altre belle cose, insomma, non è ma la cosa più importante in questo ensemble di approvazioni che diciamo sono accomunate dall'unico fatto di essere logisticamente concentrate in un territorio che dopo vediamo. E la cosa più importante da far rilevare è questa qua. Dunque, zona di aspettate un attimo. Allora, ecco qui, questa qua, che inoltre in data 9 gennaio 2012, con protocollo 298, è pervenuta una proposta della signora Giuseppina Delfini per attribuire la destinazione dei servizi privati G2 al centro commerciale di sua proprietà, già legittimato sotto il profilo edilizio, e per allargare la zona produttiva sull'area residua di sua proprietà, in cambio della concessione, della cessione volontaria delle aree di sua proprietà contigue all'area comunale destinata a servizi pubblici, eccetera eccetera. Tralasciamo. Leggiamolo. La giunta comunale, con propria deliberazione del 23 gennaio 2012, ha espresso gli indirizzi per la riorganizzazione del sistema produttivo di servizi contestuale all'avvio del polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione, tra i quali modalità compensative per acquisizione di aree pubbliche destinate a viabilità, verde e servizi, la riconfigurazione e l'incremento dell'area destinata ai servizi pubblici in località Prato Vallano, auspicabilmente per la creazione di una scuola superiore, e la previsione e a compensazione delle concessioni gratuite di cui al punto A di un'area artigianale dove se la riormetti all'interno dei limiti già previsti a Regione Lazio, eccetera eccetera eccetera. Allora, chi è questa signora Giuseppina Delfini? Beh, non ci crederete mai, la signora Giuseppina Delfini è la moglie del consigliere Mariano Ronzetti. Torniamo un attimo indietro. Allora, che cosa dice questa deliberazione? Che al signor Mariano Ronzetti viene concessa la espansione della zona sui suoi terreni, della zona industriale. Vediamolo un po', eccolo qua. Allora, vediamo se ci arriviamo. Allora, vediamo. Allora, abbiamo detto l'area interessata al polo dell'audiovisivo, della multimedialità e della comunicazione è questa qui.
e la zona di proprietà attuale dove c'è la superficie commerciale del signor Mariano Ronzetti o della signora Giuseppina Delfini, che si voglia dire che è la moglie, è questa zona qua in alto, questa qui, dove c'è un centro commerciale di proprietà del signor Mariano Ronzetti o Giuseppina Delfini, che si voglia dire. La zona di espansione del multimediale è questa qui, e qua c'è la zona industriale, eccola qui, zona industriale degli Olmetti. Zona industriale degli Olmetti, eccola qua, dove sta, non riesco, zona industriale degli Olmetti, eccola qua. Questa qua, eccola qua. Quindi, tutto questo per dire che i signori se la cantano e se la suonano. Allora andiamo un po' più avanti, vediamo. Ecco qua.